Salve, il prodotto che sto per illustrarvi è della DigiNow ed è un compatto tutto in uno. L'estrazione viene fatta in questo modo, altoparlanti, 1 e 2, il compatto base, un po' difficoltoso estrarlo in quanto ben incastrato nello scatolone. Togliamo le buste, vediamo che gli altoparlanti hanno il cavo in dotazione per il collegamento al base. Mettiamo uno da una parte e uno dall'altra, innestando i cavi sul dietro dell'apparecchiatura base e alimentando con la 220 della rete domestica, abbiamo già il dispositivo pronto per il funzionamento. Vediamo un po' le caratteristiche. Come detto, è costituito da tre pezzi, due altoparlanti più il corpo base, dove praticamente c'è l'elettronica e tutto l'apparato per i suoi modi di funzionamento. Al di sopra c'è il giradischi con i relativi comandi di predisposizione velocità 33, 45 e 78 giri, automatico e manuale, e la levetta per alzare e abbassare il braccio con la testina. La testina è protetta da una parte in plastica per non rovinarsi. Prima dell'uso bisogna toglierla. Sul fronte ci sono tutti i comandi con il display. Il display è abbastanza grande e visualizza sia il modo di funzionamento che sia la predisposizione di tutte le funzioni. Ci sono dei pulsantini di comando sia a sinistra che a destra del display, due manopole, una per il volume e l'accensione e una per la sintonizzazione della radio. Sotto c'è il CD, il lettore di compact disc. Sulla sinistra c'è l'uscita cuffie, l'ingresso ausiliario, l'innesto per una chiavetta USB e l'innesto per una scheda SD o MMD. Allora, accendiamolo e vediamo il funzionamento. Per accenderlo si preme in 5 secondi su questo pulsante. Il display si accende e apparirà cosa abbiamo in predisposizione. Effettivamente funziona subito la radio. Da qui si abbassa, si alza il volume. Da qui si trova il canale. Scegliamo un altro modo di funzionamento con questo pulsantino. AM, FM, adesso lettore USB, lettore SD, CD. Per il CD bisogna premere questo pulsante, si apre il cassetto, si inserisce il CD, si richiude, il lettore va avanti con la prima traccia. È un CD di musica classica, si sente abbastanza bene, cioè non è una riproduzione di alta fedeltà. Passiamo ad un altro modo di funzionamento, cassetta tape, è indicato con tape. Devo rigirare un pochettino la base perché vi voglio far vedere dove si trova la fessura per inserire la cassetta. Eccola qua, fessura e comando. Si inserisce la cassetta come evidenziato dal simbolo sulla fessura e si spinge all'interno. Vediamo il visualizzatore che indica il funzionamento della cassetta. Passiamo un po' il volume. Per mandarla avanti si spinge a metà questo pulsante. Per estrarla si spinge a fondo. Vediamo ora come utilizzare l'apparecchiatura per far leggere una USB. Si sceglie il modo di funzionamento USB,
si inserisce la chiavetta USB in questa fessura, il sistema riconosce che c'è una chiavetta e riproduce. Per passare da un brano all'altro si usano questi due tastini. La chiavetta la si può togliere anche quando sta funzionando, senza danneggiarla, e si può passare ad un altro modo di funzionamento. Vediamo ora il dispositivo nella sua funzione di Bluetooth. Col solito tastino MOD si imposta Bluetooth, ci si porta dopo sul dispositivo da cui si vuole riprodurre musica, si va sul Bluetooth, si abilita, si sente un suono del pairing. A questo punto possiamo ascoltare musica. Vediamo ora la funzione di registrazione. Da qualsiasi modo di funzionamento del dispositivo, da disco, da tape, da CD, vediamo dal disco. Inseriamo la chiavetta, perché ci deve essere un dispositivo di memorizzazione di massa per poter registrare. Prendiamo il nostro disco, posizioniamo il modo di funzionamento su Phone, sblocchiamo il braccio del giradischi, lo mettiamo su 33 giri, alziamo il braccio, mandiamo avanti il disco, liberiamo la puntina del giradischi e posizioniamo il braccio dove vogliamo che cominci la riproduzione. Abbassiamo il braccio. A questo punto si preme su record. Il dispositivo vede che c'è una USB che lampeggia. Scegliamo USB e mandiamo in registrazione. Lampeggia REC, vuol dire che si sta registrando sulla chiavetta USB. Stoppiamo la registrazione sempre col tastino REC, togliamo il disco, abbassiamo, blocchiamo, mettiamo in manuale, ci portiamo sulla funzione USB, il dispositivo riconosce l'USB e comincia a riprodurre quello che abbiamo registrato. Avanzando si passa da una traccia all'altra. Vediamo ora cosa si può fare con il telecomando in dotazione. Accendiamo il dispositivo. Questo telecomando si può prima di tutto spegnere. E riaccendere. Passare da un modo di funzionamento all'altro. Proviamo ad andare in radio FM. Qui si può avanzare di canale, quindi cambiare il canale della radio. Possiamo aprire e chiudere il cassetto, mettere il CD e richiudere. Avanzare di traccia, metterlo in pausa e così via. Diciamo tutte le funzioni che facciamo dal fronte, dove ci sono tutti, diciamo, i comandi, possono essere fatti anche dal telecomando. Molto utile, perché uno può praticamente impostare la riproduzione da lontano, stando seduti comodamente in poltrona. È un'apparecchiatura, come abbiamo visto, completa, riesce a darci il massimo in un, diciamo, in un compatto. Sono soddisfatto
di quanto acquistato, e diciamo che per il prezzo e la qualità lo consiglio. Apparecchiature di questa, diciamo, funzionalità di livello più alto, con riproduzione di qualità hi-fi, chiaramente costerebbero anche di più. Vi lascio spegnendo il dispositivo.